city with my team. Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. We gon' be a problem, cause I see. We ain't never going home. We'll be raging till the morn. We ain't never going home. We'll be raging till the morn. Tonight we getting lit. I'm drunk, you're not. Faded on another level, about to leave the spot. Ripping down off the walls in the party, but I'm in the back posted so nobody really noticed live. I don't know how to act. About to fill another one up in the parking lot. But I'm not a dummy, never drinking, never drive. So it's back to the party, man, I gotta get inside. I wreck you, boy, I'm reckless. Trying to leave the party, I don't stress. Gather up my crew, being kept a blessing. Have fun and live it up, that's the message. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, la review di oggi è sui due saponi di natura siberica, il sapone nero e il sapone alla propoli, l'estratto di ginepro e 5 oli certificati organici, eccolo qua. Allora, partiamo da sapone nero. Che dire, ero curiosissima di provarlo perché comunque ne hanno parlato in tantissimi. Praticamente è un sapone detossinante per la pelle che disintossica la pelle dallo smog, dagli agenti esterni, purifica i pori e poi è la classica, famosissima ormai, maschera nera. Qual è la differenza? Che la maschera nera che troviamo adesso in commercio è piena zeppa di coloranti, piena zeppa di schifezze. Quindi per le persone che ci tengono alla cura della pelle ci sono due alternative: o prendono questo sapone oppure se lo fanno a casa con il carbone vegetale, l'olio di pesce e un po' di latte. Questa è la ricetta classica della maschera nera peel off, quella che si stacca. Cosa ha in più questa maschera? Innanzitutto tutti gli ingredienti all'interno sono molto particolari. Ovviamente io ho buttato la scatola. Comunque, il fatto che ci sono all'interno degli oli, del carbone vegetale attivo che assorbe il sebo, che purifica e altre cose che, scusate, adesso non mi ricordo. Però, che dire, la differenza si vede. Allora, questo prodotto si può utilizzarlo 2-3 volte a settimana a seconda delle vostre esigenze, perché male non vi fa, vi fa solo bene. L'unica cosa che vabbè, ci dovete stare un po' su. Allora, il prodotto è così, vedete, è nero nero piccio. Il profumo sa di nocciolo dell'amarena, non so perché io sento questo. Quindi come si usa? E arriva in dotazione con la sua spugnetta, che io sinceramente la trovo un po' scomoda, perché per attivare questo sapone dovete pulire, prima pulire il viso con latte detergente tutto, poi bagnare la spugnetta e poi andare a strofinare e applicarlo sul viso, sui punti dove volete purificare la pelle, e poi se volete lo potete lasciare in posa quanto volete finché non si secca. Il fatto sta che la pelle lo assorbe, comunque assorbe gli attivi, ma non è un male. La scomodità della spugnetta è che comunque diventa molto molto morbida. Quando prelevate il prodotto scivola un po', perché ovviamente mettendolo sul viso fa un po' di schiuma bianca, cioè quando utilizzate questo sapone diventa bianco, di colore più chiaro, perché fa schiuma, c'è una specie di schiuma tipo una mousse purificante. Tralasciando queste cose e parlando del prodotto, il risultato devo dire che è ottimo. Veramente va a pulire la pelle a fondo, veramente purifica i pori, si nota veramente anche la differenza al tatto della pelle dopo che lavate il viso. Comunque la pelle sembra più, cioè è banale dire più pulita, ma proprio più luminosa, perché va veramente in profondità. Poi se volete lasciarla anche in posa, ovviamente si secca, è quasi impercettibile, poi si vede solo un alone, perché alla fine non è nera come pensate nella vostra testa, non rimane nero, rimane
un velo di nero, poi la sciacquate. Ovviamente l'accorgimento è mettere sempre la fascia sui capelli, perché facendo così va dappertutto il prodotto. Bisogna acquistare un po' di manualità per usare questo prodotto, ma per me è veramente ottimo. Ne basta poco e secondo me dura anche abbastanza, quindi la consiglio veramente per qualsiasi tipologia della pelle, perché è veramente ottimo anche nella pulizia profonda della pelle. Quando voi fate una giornata che fate oggi, voglio purificare la pelle, questo non può mancare, perché veramente ha degli attivi molto potenti, soprattutto naturali, e non è per niente che ha vinto anche il premio miglior prodotto a Bologna al Cosmoprof e anche in Francia. È famosissimo, è sempre sold out, quindi appena lo vedete pigliatevelo, perché vi servirà. Come ho già detto, serve poco e dura tanto, quindi fate un investimento di 14 euro. Io l'ho pagato 14 euro, però mi durerà una vita, e che è un prodotto valido, io sono contenta. Passiamo al secondo prodotto. Sì, io ultimamente mi sto anche affascinando di questa pulizia del viso con i saponi, perché sono saponi naturali però per il viso. Questo sapone è fatto con la propoli, con l'estratto di ginepro, con altri 5 oli organici purificanti. È un sapone fatto a mano, tutti stracertificato, e anche qua è deep purification con gli attivi organici attivi, nel senso che sono molto molto attivi, come nella maschera che avevo parlato nell'altra review. Cosa dire, io questo sapone lo utilizzo soprattutto quando sento la necessità sì, di pulire la pelle, ma in modo molto delicato, ed avere anche un effetto antibatterico, perché la propoli già di per sé è un attivo molto antibatterico, e poi è molto delicato anche l'azione protettiva verso la pelle. Quindi se voi avete la pelle particolarmente reattiva, questo prodotto vi può accompagnare finché la vostra pelle passa il periodo dello stress. Ecco, molto molto delicato. L'unica cosa è che il pack fa desiderare, perché è scomodissimo, cioè vi arriva così, ma poi all'interno è vero proprio sapone, quindi il prodotto è facilmente contaminabile, si può dire. Ovviamente lavarlo così tutti i giorni sul viso, perché è consigliato lavare il viso tutto il giorno, si inzozza un po' e poi viene contaminato dagli altri agenti esterni, dalle creme sulle mani, anche dalle mani stesse. Quindi io cosa faccio? Col cucchiaino prendo un pezzo, lo prelevo, lo metto sul viso, sì, ciao, lo metto sulle mani, faccio una schiumetta, perché ovviamente è un sapone, anche se per il viso è come un sapone, quindi dovete strofinarlo finché non diventa una bella cremina o schiumetta, dipende dalla quantità che mettete, e poi vado a detergere il viso. Attenzione a non metterlo contorno occhi, perché se va negli occhi brucia un pochino, e anche questo ha un effetto veramente visibile subito, perché il profumo sa di miele con, non lo so, con un estratto di, non ve lo so spiegare, però è molto delicato e va veramente a fondo, e soprattutto se avete la pelle molto irritata, arrossata, va moltissimo a lenire e nutrire, e soprattutto a proteggere, perché la propoli ha un'azione protettiva straordinaria. Per il resto possono ovviamente alternare questi due saponi durante la settimana, o comunque voi potete scegliere: questa settimana faccio questo trattamento, la settimana dopo faccio un altro. Cioè, nulla vieta di usarli tutte e due nella stessa settimana, o una settimana ciascuno. Di sicuro non fanno reazione tra di loro, ecco. Niente ragazzi, questa è stata la mia recensione. Sono due prodotti per i quali sono rimasta soddisfatta, ma è difficilmente che io rimanga insoddisfatta con i prodotti di Natura Siberica, perché veramente è un ottimo ottimo brand. Quindi secondo me tra qualche annetto costerà un botto, perché le persone che lo provano si trovano bene. Quindi quando
i prodotti sono buoni, vengono comprati tanto, il prezzo sale. Questo purtroppo mi dispiacerà perché dovrò spendere più soldi per là. Però per adesso ne approfitto e faccio scorta di ogni cosa. Vi mando un bacione, vi saluto e fatemi sapere se l'avete già provato, scrivete nei commenti oppure, che ne so, mandatemi qualche salutino che mi fa sempre piacere. Un bacione grande, ciao!